Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi iniziamo una nuova serie di gameplay su Need for Speed Heat, gioco straordinario. E inoltre oggi ci sta la compagnia di mio cugino Francesco. Tanta robetta, utilizzerò il Logitech G920 e non lo so se funzionerà, comunque vediamo un pochetto. Premi A per continuare. Io premo però non va avanti, quindi mi sa che non funziona. Il volante l'ho dovuto togliere perché non funziona. I tasti sono tutti scombinati. E niente, cominciamo la carriera. Ho messo difficoltà media perché non si sa come saranno gli avversari. Vediamo un po'. Eccoci. Torna lo Speed Hunters Showdown. Palm City ospita ancora una volta il principale evento automobilistico del paese. Ogni giorno migliaia di appassionati faranno la fila per poter vedere in azione le auto con le migliori prestazioni del mondo. Ma quando il sole tramonta, potreste facilmente ritrovarvi in territori ben più pericolosi. Questo è il mondo delle gare clandestine. Una scena popolata da temerari e amanti della velocità, intenti a sovvertire qualunque regola e infrangere la legge. A raccogliere la loro sfida, troviamo il tenente Frank Mercer di Palm City, ora a capo di una task force stradale nuova di zecca. Sulle mie strade, i rompicoglioni di non ci turno. Saranno corse clandestine. Vi do la mia parola. Se prenderete parte ad attività illecite di questo genere, vi fermeremo. E se Certo. credete di sfuggirci andando a tutto gas, resterete delusi, perché vi staremo col fiato sul collo senza mai Ma dare che retaguardia. schifo! Siamo a Credetemi, guardare tutto. per voi non c'è via di scampo. Eccoci. Mi sa che questa è la nostra, questa qui bianca. Gialla, bianca, non si capisce. Oddio, RT accelera. Alla grande si corre un sacco, Ana. Sapevamo che avrebbero Sì, però fatto sul così sto a serio. 19 fps, cioè non posso giocare così. Che c'entra wifi, zia? Non sto online. Vabbè, oddio, pure così più o meno regge, eh. Che sto tipo in 4K. Abbiamo compagnia sulla destra. Sciuppatina, raggiungo il gruppo, vediamo che sanno fare. Forse questo sbirro lo conosco. Porco due. Ah, carino. È tutt'altro che carino. Mamma mia, non so subito dal gioco col joystick. Questa sì che è una corsa come si deve. Oh! Cioè, assurdo. LT frena. Ma che frena? Qui è full Mai, gas Ana. tutto. Nemmeno noi. Beh, parla per te. Io ci rinuncio. Ma che diavolo? Ricci! Ricci! Se l'è filato davvero! Cazzo è. Vedevo quello che girava di qua e sono andato appresso. No, si è già finito. Si ricarica. Li vedo, vanno a nord attraverso la città. Attenzione, abbiamo chiuso l'uscita nord. Rocco davanti a te, vai a destra! E via. X freno a mano. Una bella driftatina. Questo è il poliziotto. Non voglio perderlo. Lo sbirro. Sì, certo, contaci. Io so seguire il tracciato sulla minimappa. Lascia fare a me. Comunque si vede una bomba, cavolo. Porco due. Non dura niente. Via dalla strada. Buona idea. Ma penso dipenda dal settaggio.
che uno può mettere tipo durata o potenza. Anna, sono sul ponte. Quello sbirro vuole buttarmi fuori. Addio macchinetta. Sarebbe stato troppo bello cominciare una macchina del genere. Addio. Cazzo. Che cosa hai fatto? Che cosa cazzo hai fatto? Ma che cazzo? What the fuck? Hai perso l'auto? Lui l'ha persa. No, Show, è colpa tua. Ecco, assumi le tue responsabilità. Novellino. Che ci cinesua. Inviamo un messaggio. Ehi, aspetta, fermo. Ehi, ehi, l'hai sentito? Ci stanno riprendendo, ricordate? Ciao. Secondo te è cinese quella? Oh, è che così che lavoriamo adesso? Le crew impareranno. C'è la faccia strana. Chi vuole farsi beffe della mia unità, beh, la pagherà. E vuole... Polizia corrotta. Sei un tipo sveglio. E mica tanto. Un messaggio, ci serve un messaggero. Chissà con quale auto mi fa cominciare dopo. Tu sparisci. E se rivediamo te o altri della crew in città, farete la fine di quell'auto. Olè. Capito? Vattene. Avvisa gli altri. Ma perché c'ha la mascherina poi quello? Via, l'ho accesa sgommatina. Ecco una negretta 350Z, bella rubetta. Joe, che è successo? Dov'è la tua auto? Ehi, cazzate. Basta, me ne torno a Ventura e porto anche Ricci. Madonna. Ma siamo una crew. Che piscio che sei. È finita. Cosa? Te ne vai a piedi fino a Ventura? Sì. Sei sola. E vabbè, un buon viaggio. Olè, è finito. Finalmente, è durato un'eternità sta cosa. Oggi. Veloce della famiglia Rivera. Io di quelle famiglie so. Mitch Family. Olè. Ah, queste sono l'auto della scelta. Controllerò. Ah, ehi, sono subito da te. Vieni. Mi dispiace. Serviranno delle candele nuove. Però vedi come lagga. Porco due. Non metto abbasso la risoluzione. Devo shoppare sta scheda grafica. Per quanto sia importante combattere il crimine, una lotta in cui crediamo molto, il nostro lavoro è più di questo. Siamo al servizio di tutti voi cittadini. Ascoltiamo le vostre storie. Poliziotto corrotto. In modo da creare una comunità migliore, in modo da creare un futuro più sicuro per... Scusa, sono troppo stressati a quest'ora del mattino. Senti, odio doverlo fare, ma se cerchi un'auto, mi serve un documento. Colpa degli sbirri. Cazzo guardi. Volevo scelta il personaggio.
femmina. Ma che femmina? Vediamo, cominciamo. Questo è bello swag. Nero. Eccola la cinesua. Questo non lo so, cioè. Pure questo è bello swag. Certo che quei calzini sopra. Questo mi sa un po' da spaccone. Questa è femmina, è femmina. Questa è cinese. Non mi fate più, è cinese. Io mi sa più questo. Bello swag. No. Quello a sinistra della femmina con la felpa verde. Prendere. Questo? Sì. Prendiamo questo? Ma sì. O questo è più. Vai. Oddio, guarda che faccia da... No, non mi piace. Io sono convinto su questo. Vediamo un po'. Sì, questo c'ha stile, dai. Non è esagerato, non se la tira. E io sono opto per questo. Tanto poi i vestiti mi sa che potevo cambiare. Questo è quello che mi rappresenta un po' di più, dai. Vediamo questo. Selezionare questo personaggio. Vai. Oddio, non so se l'abbigliamento si può cambiare. Boh. Sono Lucas. Penso che sì. Gira voce che qui si gareggi. Oh, e come? Per lo showdown? Sì, voglio andare a correre. Cioè, hanno fatto pure gli esuomini i capelli. Se c'è fegato. Negli ultimi giorni. Assurdo. Guarda. Stelle, quindi il magazzino è quasi vuoto. Però ho queste già pronte. Porco due. Non sono le migliori, ma sono buone. Dai un'occhiata. Guarda, faccio un po' schifata. Ciao. Ultimo. Sei serio? Oh, ecco qui la scelta della macchina. Il mustanghino a me è sempre piaciuto. Porco due. Bella M3. 30, tanta robetta. Se no, sì. No, vabbè, visto non sto su tutti i giochi come prima macchina. La Camaro SS non mi è mai piaciuta, quindi la escludo a prescindere. Però non mi va di far meno Marshall come prima macchina. Marshall car americana. Anche se io punterei o sul BMW o sul Nissan. Una bella GDM. Io questo qui con la maglietta rosa ce lo vedo bene su questa qui. Bella quatta. Vediamo, potenza 1, velocità 1.6, accelerazione 1.8, nitro 0. Poi vediamo che praticamente ci sta sto quadrante con diciamo la caratteristica dell'auto. Questa è un po' più da strada barra derapata. Poi per esempio c'è la Camaro che è un po' più stradale. Il BMW è molto bilanciato. Poi c'è il Mustang che è bello da corsa e strada. Io punterei su bel Nissan, sti cavoli, tanto poi le modifiche le famo. Ma tanto le corse le famo pure con questi. Con questa. Sai, belle driftatine. Questa è una, questa è due. Velocità 1.6. Velocità 1.6, accelerazione 1.8, accelerazione 1.7. Oddio, il Nissan c'ha più accelerazione. Ma a me non mi piace la Camaro SS. Io voglio sverniciarle con questa. La voglio modificare bestia. Fidate, cominciamo dalla macchina più. Ma che scarso soprattutto questa. È la tua scelta finale? Sai, questa tutta bella kittata com'è? SX, tante roba, guarda che bella. Ma cazzo di stile. La macchina sua. Se vuoi posso trovarti una gara. Così mi assicuro che qui tutto funzioni bene. Che ne dici? No, sai, ci famo sono... un'ora di video. Certo, via. Ok. Chiudi. Codex aggiornato. Il tuo codex è appena stato aggiornato. Non c'è informazione. Non so te progressi, ok. Mamma mia. Rilassati, dobbiamo solo far arrivare l'auto intera. È spettacolare. Senti, ma tutti quei trofei? Porco due. Sei un pilota.
Ah, quelli erano del mio vecchio Roberto Rivera, il gentiluomo. Ha ricostruito quella Camaro gialla del 67 con le sue mani. Poi è diventato un campione e ha lasciato il garage. Doveva essere bravo. Sì, dicono tutti. Spettacolare. Showdown è una cosa grossa. Non mi lamento, è ottimo. Che volevo fare questo. Forse puoi fare parecchi soldi. Ma cambiato. Farebbero comodo ora. A te e a tutti gli altri in città. Sì, domanda. Spettacolare. No. Quella corsa prima che inizi. E via, un po' più fratte. Un attimo, abitua. Iniziamo, oh! Mamma mia, fame. Ma sta vernice è un po' tutta strana. No, non è rovinata, non l'ho toccata da nessuna parte. È rovinata su tutti i fianchi. Ehi, hey Dex, tratta bene il mio amico, eh? Devo dare un'occhiata. L'organizzatore. Se è una delle tue, allora sarà ben più che rodata. Ti unisci a noi? No, grazie. Organizzo gare per principianti, se hai paura di sfigurare. Sì, certo. Life's a bitch. Sei sempre il benvenuto. 2, 1. Mamma mia, zero traction proprio. Che cazzo. Ho toccato appena il freno, si è attraversata malissimo. Ok, buona partenza. No, però è stranissimo. È un po' di scia. Quanti so? Sei ancora lì dietro? Signore! Mi devo imparare un attimo qui sta macchina, sto joystick, è strano. Quanto siamo? Quinti? Forza, siamo solo a metà strada, puoi recuperare. Dove sei? Dare l'esempio. Finita così. Ok. Quinti. Sei un tipo competitivo. Male. Questo è l'importante. Mi sa che ho scelto una macchina piuttosto da qui dall'inizio. Porco 2. Sembra che la macchina regga bene. Ascolta, ho delle cose da fare giù in città. La cosa migliore che puoi fare con tutti quei soldi è prenderti un kit per il nitro. Io li ho finiti, ma se vai a prenderne uno al negozio di ricambi, posso montarlo. Un consiglio, se vuoi competere nello showdown, devi continuare a modificare la tua macchina. E per questo ci vogliono soldi. Corri, vinci, modifichi. E questo ti permette di vincere corse più grosse per premi in denaro più grossi. Non è tutto qui, ma è la base. E il primo passo per te è comprare un kit per il nitro. Me lo ricorderò.
Se compri una macchina da me, l'assistenza è inclusa. Non importa quanto te la cavi come pilota, un buon meccanico è indispensabile. E tu lo saresti? Se vuoi affrontare Palm City per conto tuo, accomodati. Dico solo che è più facile se qualcuno ti guarda le spalle. Se vai al negozio di ricambi, puoi anche passare dal vecchio circuito. Ora è abbandonato, ma quella pista ha visto parecchio movimento ai suoi tempi. Succede ancora quando non guarda nessuno. Perché è chiuso? Credevo che questa città vivesse per le corse. Si è spostato fuori. Non c'è bisogno di un circuito quando tutte le strade sono una pista. Ah, ma siamo contro mano. E via, distrutto tutto. Ah, devo abbassare la risoluzione, vabbè, ricordo. Oh, stai calmo. Eccola, culetto. Ehi, aprite. So che ci siete. È inutile. Te l'ha venduto Lucas? Sì. Lo conosci? Direi di sì. È mio fratello. Una volta era mia. Già, ci ho vinto la mia prima gara. Sai, è perfetta per un novellino. D'accordo. Ti spiace dirmi che è successo? Hanno scorte limitate per via dello showdown. Vendono solo a chi farà buon uso dei loro ricambi. Come me. Ok. Un novellino arrogante. Vuoi dimostrare quello che vali? Ci sto. Il telefono. Sono Ana. C'è un solo modo di farsi un nome in zona. E via, già abbiamo rimediato il numero, cioè. E ho detto che questo ce l'ha stile. Tutto qui. Devo sentire qualcuno. Tu resta in attesa. Ti chiamerò io. Ridi. Anche una tutta scassata. Con due. Ha completato prova di guida. Ok. Ehi, mentre senti i miei contatti, puoi andare verso le Keys. Laggiù c'è una stazione di servizio. Ci vediamo là. Oh, e ho scaricato un'app sul tuo telefono. Grazie. Funziona come una radio degli sbirri. La usiamo tutti, credimi, ti tornerà utile. Grazie. Bene. Ok ragazzi, io direi che possiamo concludere qui il primo gameplay. Sono Dex. Lucas mi ha dato il tuo numero. Oh, ah. Ciao. Guarda, a volte faccio delle gare di pratica fuori dallo showdown se vuoi venire a esercitarti. Senza stress, solo un po' di divertimento, dei premi e qualche storiella che posso raccontarti su Lucas. Ci sto. Ottimo. Ti chiamo quando inizia il prossimo evento. A presto. Ok ragazzi, come dicevo prima, possiamo concludere qui il primo gameplay. E mi sembra già da qui il gioco fantastico veramente. Mo vediamo più avanti di scoprire insieme quali sono le modifiche che si possono apportare alla macchina, soprattutto perché quello è il bello di Need for Speed, ovvero elaborare la macchina. E quindi niente, lasciate un bel mi piace, commentate se volete vedere altri contenuti particolari. E per questo video è tutto. Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti ragazzi.